Ho iniziato a lavorare, introduzione ai vari interventi. Ho iniziato a lavorare come giudice minorile nel Tribunale per i minorenni di Milano e pur essendo inizialmente mia intenzione sperimentarmi in altri ruoli, mi sono poi tanto appassionata al diritto di famiglia da rimanere in questo settore per tutta la mia vita lavorativa, svolgendo la mia attività successivamente a Napoli, a Roma e anche in ambito nazionale, come Presidente della Commissione per le adozioni internazionali e come Direttore del Dipartimento per la della Giustizia Minorile. Il ruolo di giudice minorile svolto in queste tre grandi città, Milano, Napoli, Roma, dal 1971 al 2015, mi ha consentito di vivere i grandi cambiamenti sociali che in questi anni si sono verificati, perché il Tribunale per i minorenni, come ben sappiamo, è l'osservatorio privilegiato del nuovo che avanza in tema di famiglia e nei rapporti sociali. Le mie cinque brevi relazioni toccheranno perciò le diverse tematiche trattate dagli uffici giudiziari minorili, sotto cinque profili diversi, riconducibili però tutti al concetto di famiglia nella sua formazione, nella sua diversa composizione e ricomposizione. Ne illustrerà le carenze e le disfunzioni, dalle meno gravi alle più gravi, cercando di avere sempre presente l'interesse superiore del bambino, come individuarlo, come preservarlo, come tutelarlo, come garantirlo. Insomma, cercheremo di studiare i cambiamenti sociali e le loro ricadute sui soggetti deboli per definizione, cioè i bambini, e le risposte che le istituzioni nel loro complesso riescono a dare per salvaguardare anche la continuità affettiva tra minori e gli adulti di riferimento che si sono presi cura di loro. Nel mio primo intervento, adesso diamo un flash sui vari interventi, su questi cinque interventi. Nel primo intervento, che si intitola Dalla famiglia tradizionale alle famiglie dei nostri giorni, mi soffermo sul passaggio dalla famiglia fondata sul matrimonio, di cui all'articolo 29 della nostra Costituzione, a quella che vede nella convivenza un patto che si rinnova in nome della libertà di scelta, che vede l'introduzione del divorzio, la ricomposizione delle famiglie e la conseguente trasmigrazione dei figli minori nel nuovo nucleo formatosi a seguito della scissione della coppia coniugale o convivente che fosse, osservando via via il formarsi delle nuove famiglie, quelle miste, nate per i più facili contatti col resto del mondo, nate a motivo del lavoro che ti porta lontano, o della facilità degli spostamenti vacanzieri, o quelle composte da un solo genitore, o quelle formate dalle unioni tra persone dello stesso sesso. Nel secondo intervento, intitolato Il contratto di convivenza e l'unione civile tra persone dello stesso sesso, osserviamo la progressiva giuridificazione della famiglia omosessuale, che segue il paradigma del matrimonio, con la sola eccezione che non si denomina famiglia e non si richiede l'obbligo di fedeltà. La sostanziale diversità allo stato tra coppia etero e coppia omosessuale sta nel fatto che la coppia omo non può essere coppia genitoriale se non attraverso le biotecniche, purtroppo ancora vietate in Italia, non potendo essere neppure coppia adottiva, essendo l'adozione, sia nazionale sia internazionale, consentita solo alle coppie coniugate. Ma la coppia omosessuale può utilizzare l'adozione coparentale, che analizzeremo nella prossima relazione. Ci soffermiamo poi sul contratto di convivenza a cui le coppie di fatto possono ricorrere se intendono regolarizzare i loro rapporti. Si tratta nei fatti di un'opportunità che la legge lascia ai conviventi per meglio regolamentare i rapporti patrimoniali relative alla loro vita in comune. Nel terzo intervento, l'adozione coparentale, ci soffermiamo su questa tipologia di adozione in casi particolari, che allo Stato riesce a dare veste legale al rapporto della madre sociale con il figlio o la figlia della compagna o del padre sociale con il figlio o la figlia del compagno. E affronteremo la problematica sollevata da più parti
sulle difficoltà che potrebbero incontrare i figli nati attraverso l'utilizzo della gestazione per altri, se non vengono seguite delle regole, da cui discende la necessità che il nostro legislatore regolamenti molto rigorosamente l'accesso alle biotecniche, non dissacrandole, ma riconoscendole, tenuto conto che migliaia e migliaia di coppie etero si rivolgono ad esse, costrette a recarsi all'estero, a spendere somme eccellenti, rendendone così impossibile l'accesso alle famiglie che hanno un'entrata economica molto diversa e perpetrando così ancora una volta una discriminazione legata alle condizioni economiche. Nel quarto intervento, la parentela alla luce della riforma, verranno analizzate le leggi che hanno portato a questa conquista, superando vecchi preconcetti e pregiudizi radicatisi nel tempo e parificando posizioni con il solo limite per il figlio incestuoso che deve superare lo scoglio dell'autorizzazione al riconoscimento, lasciata la competenza del Tribunale per i minorenni in contrasto con quanto finora disposto, ovvero il totale trasferimento delle competenze relative alla filiazione dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario. Nel quinto intervento parlerò schematicamente della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della sua applicazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sede in Strasburgo e che per i paesi europei che hanno aderito alla Convenzione, come l'Italia, rappresenta l'ultimo possibile grado di giudizio una volta esperito in Italia tutti gli altri gradi interni. L'articolo 117, primo comma, della nostra Costituzione opera come rinvio mobile alle disposizioni della Convenzione nella interpretazione che ne dà la Corte Edo. Esse acquistano così titolo di fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento. Ne deriva che il giudice italiano è tenuto ad interpretare la norma applicabile secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata, cioè le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sono per noi leggi costituzionali.